Ciao ragazzi, buon sabato. Oggi voglio fare un video un po' diverso dal solito, ma molto importante, quindi spero che mi guarderete fino alla fine. Leggevo venerdì pomeriggio alcuni giornalisti e tifosi dell'Inter dire che contro Bologna l'Inter ha perso per colpa dell'arbitro. Il motivo è che nel gol del pareggio del Bologna c'era un fallo di Medel e quindi la nazione era da fermare e il gol da annullare. L'Inter quindi non ha perso per la papera di Radu, non ha perso perché l'Inter ha sciupato tante occasioni, non ha perso perché ha giocato male, come ha detto Inzaghi, ha perso per colpa dell'arbitro. Mi sembra che gli interisti cercano una scusa per una sconfitta brutta che può compromettere il campionato. Ecco, gli interisti si lamentano dell'arbitro. Attenzione, questo video non è contro gli interisti. Piagnoni, anzi, perché in contemporanea con Bologna-Inter c'era anche Atalanta-Torino e il vice di Gasperini a fine partita ha detto che l'Atalanta dà fastidio, che gli arbitri stanno penalizzando fortemente l'Atalanta. È strano notare come negli anni scorsi, quando l'Atalanta è arrivata in Champions League, non dava fastidio a nessuno. Quest'anno che ottava, stranamente, dà fastidio al potere del calcio italiano. C'è qualcosa che non va. È evidente. Inoltre, mi sbaglierò io, ma l'Atalanta pareggia negli ultimi minuti con un calcio di rigore. Quindi io, arbitro, voglio penalizzare l'Atalanta, ma ti do la possibilità di pareggiare con un calcio di rigore negli ultimi minuti. Un calcio di rigore che se realizzo ho quasi sicuramente pareggiato. Il ragionamento non fa una piega, no? Io voglio penalizzare, ma ti do rigore per pareggiare. È ovvio che non è stato l'arbitro a penalizzare l'Atalanta, ma l'Atalanta quest'anno è in crisi. L'Atalanta quest'anno non gira come negli anni passati. Adesso non so dire se è colpa di Gasperini o dei calciatori, ma mi sembra piuttosto evidente che non è sicuramente colpa degli arbitri. Ma non sono solo gli atalantini o gli interisti a piangere. La Roma quest'anno, per esempio, o ha vinto o gliel'hanno rubata. Mourinho non ha mai avuto mezze misure. O la Roma vinceva o era colpa degli arbitri per cui la Roma non ha vinto. Ovviamente anche qui non ci vuole un genio per capire che non è vero. La Roma è stata penalizzata come tutte le altre squadre, la Roma ha perso le partite malamente, non per colpa dell'arbitro, ma perché questa rosa ha delle lacune. Mourinho, maestro, ha trasformato l'arte del piangere in un'arte incredibile. I tifosi romanisti purtroppo gli vanno dietro. Verrebbe da dire che Mourinho ha fatto gli stessi risultati di Fonseca l'anno scorso con 100 milioni in più. Invece i tifosi della Roma sono convinti che la Roma è stata fortemente penalizzata dagli arbitri e che Mourinho è un fenomeno. Il problema qual è? Che non sono solo Roma, Inter, Atalanta a piangere. Vai a vedere, tutte le squadre di Serie A piangono. Anche noi laziali abbiamo pianto. Sarri, dopo la sconfitta contro il Milan, ha detto che l'arbitro è stato a senso unico. L'arbitro può aver sbagliato, che sì, forse meritava un giallo, ma dire che la Lazio ha perso contro l'Atalanta per colpa dell'arbitro è veramente complicato dirlo. Qualcuno dice che il gol finale di Tonali è un fallo su Acerbi. La spinta c'è, ma è leggerissima. Ma se noi diamo colpa al fallo su Acerbi e non a Marusic che sbaglia il passaggio, ad Acerbi che non riesce ad inviare, a Stracoscia che non esce, beh, stiamo cercando una scusa e non miglioreremo mai. La realtà è che anche i laziali piangono. Ma non sono solo i laziali, anche i milanisti. Prendi la partita in Coppa Italia contro l'Inter, no? Il Milan ha perso per colpa dell'arbitro. Anche gli stessi juventini piangono, i fiorentini, i napoletani piangono tantissimo. Tutti in Serie A piangono. E questo è un problema importante ed è un problema che fa la differenza. In Inghilterra, per esempio, sugli arbitri si parla pochissimo. Ci domandiamo perché la Premier League è a livelli più alti rispetto all'Italia? Beh, questo è un altro elemento. In Inghilterra si piange pochissimo sugli arbitri, magari a fine partita ci si lamenta, poi dopo 2 ore già si parla di calcio, di prestazioni. E questa è una differenza importante. Perché? Perché dagli errori si cresce. Se io invece ogni volta che perdo do la colpa all'arbitro, beh, la mia squadra è perfetta, io perdo solo per colpa degli arbitri, no? E quindi non miglioro. In Inghilterra invece no. In Inghilterra, e io ci ho vissuto e ci ho fatto giornalista, ve lo posso assicurare, in Inghilterra i giornalisti parlano pochissimo di arbitri e vi posso assicurare che gli arbitri inglesi sono veramente scarsi, sono molto più scarsi degli arbitri italiani. Però in Inghilterra si parla della formazione, degli errori dei giocatori, delle scelte tattiche e non degli arbitri. In Inghilterra, quando si perde, si cerca di analizzare i motivi della sconfitta e non si dà la colpa agli arbitri. Ecco, questo è un limite tutto italiano, che purtroppo ci condiziona in negativo. Nel Regno Unito, per esempio, allenatori italiani che si sono lamentati degli arbitri sono stati presi in giro.
giocatori che simulano chiedendo rigore in Inghilterra sono stati presi in giro e i giornali si sono spesso lamentati di questi comportamenti. Non è l'unico motivo, intendiamoci, ma uno dei motivi per cui il calcio inglese è anni luce avanti a quello italiano è che noi quando perdiamo è sempre colpa dell'arbitro. E come vi ho detto in questo video, non sono solo interisti, ma sono interisti, juventini, milanisti, laziali, i romanisti, tutti, dall'ultima in classifica fino alla prima in classifica in Serie A, tutti si lamentano degli arbitri. Tutti dicono che la Lega li vuole penalizzare, tutti dicono che senza l'arbitro avrebbero vinto, pareggiato, eccetera, eccetera. La realtà è ben diversa, purtroppo, e dobbiamo crescere da questo punto di vista. Non è colpa dell'arbitro se la Lazio ha perso, non è colpa dell'arbitro se l'Inter ha perso, non è colpa dell'arbitro se la Roma perde. È colpa delle performance dei propri giocatori. È colpa dell'errore di Radu, è colpa dell'errore di Marusic, eccetera, eccetera. Quando smetteremo di lamentarci degli arbitri, magari il nostro calcio migliorerà. Attenzione, gli arbitri sbagliano, ma sbagliano gli arbitri, come sbaglia Marusic nel passaggio, come sbaglia Radu col gol dell'Inter, come sbaglia un attaccante a porta vuota. Sbagliano tutti, siamo umani, possiamo sbagliare. Iniziamo a non dare più la colpa all'arbitro, ma a vedere agli errori della nostra squadra e vedrete che piano piano la tua squadra migliorerà, crescerà e otterrà dei risultati migliori senza dare più la colpa agli arbitri. Questo è il mio giudizio. Qual è il vostro? Scrivete i commenti qua sotto e noi ci vediamo stasera dopo Spezia Lazio.